Prendete una ciotola, versate un uovo, un bicchiere di zucchero bianco, il succo di un'arancia. Il succo della mia arancia, un'arancia piccola, corrisponde a due dita, come vedete, del mio bicchiere. Mezzo bicchiere di olio di semi di mais. Lavorate bene il tutto. Amalgamate bene tutti gli ingredienti. Farina di cocco. 2 bicchieri di farina di cocco in totale. Mezza bustina di lievito per dolci. Farina 00 di grano tenero. Utilizzo un bicchiere e mezzo. Amalgamate bene il tutto, lavorate benissimo. Versa ancora mezzo bicchiere di farina. Nel frattempo mi suonano alla porta. Amalgamate bene il tutto. Ancora mezzo bicchiere di farina. Lavorate bene il tutto. Bene, a questo punto il nostro impasto è pronto. In una ciotolina versate un po' di zucchero bianco e in un'altra lo zucchero a velo. Preparate una teglia con carta forno. Poi prendiamo un po' di impasto, creiamo la nostra pallina, passiamo la pallina prima nello zucchero bianco e poi nello zucchero a velo. La mettiamo nella teglia e la schiacciamo leggermente. Facciamo così per il resto del nostro impasto. Se l'impasto vi unge un po' le mani, io vi consiglio di ungere le mani con un po' d'olio e quindi eseguire le palline. Volevo dire, se l'impasto vi appiccica un po' le mani, ungete le mani con un po' d'olio. Bene, siamo pronti per infornare i nostri golosissimi biscotti a 180 gradi. Ho infornato i miei biscotti a 180 gradi per 15 minuti. La cottura può variare tra i 12 e i 15 minuti. Può variare in base anche al forno, perché si sa che ogni forno cuoce in modo diverso. Ragazzi, credetemi, questi biscotti sono buonissimi, una vera e propria delizia. Provateli anche voi.